Oggi siamo al 90% e in alcuni casi ancora di più della occupazione di tutti i ragazzi che frequentano questi corsi. Noi però vogliamo che gli istituti tecnologici, perché così sono stati ribattezzati dalla norma, diventino il perno della nuova industria italiana. Questo è un profondissimo legame con la struttura produttiva italiana. La struttura produttiva italiana ha dimostrato negli anni passati di essere in grado di sostenere la competizione internazionale anche con dimensioni di imprese inferiori di quelle a livello internazionale, basandosi sulla ricerca della qualità, sulla capacità di personalizzare i prodotti e sulla capacità di rispondere anche a bisogni emergenti, cioè di essere più rapida degli altri. Per questo gli ITS diventano importanti, perché sono modalità organizzative della formazione e dell'educazione del personale che è direttamente connesso con le trasformazioni produttive. Ieri abbiamo fatto una delle riunioni che facciamo regolarmente, in cui l'Istituto Superiore di Sanità ci dà il monitoraggio della situazione e ci sostanzialmente indica quali sono i rischi e le opportunità che abbiamo. Abbiamo individuato che, avendo concluso felicemente l'anno scolastico che abbiamo voluto in presenza con l'8 di giugno, possiamo affrontare con una certa serenità anche la possibilità di fare degli esami di maturità, che sono numeri molto più ridotti e soprattutto meno concentrati, potendo anche sostanzialmente passare dall'obbligo alla raccomandazione. Sul STEM stiamo lavorando da tempo, per avere una presenza, per avere una scuola in presenza e in sicurezza. E su questo stiamo definendo sostanzialmente le diversi scenari che ci possono essere. Ovviamente non si controlla la situazione epidemiologica a livello mondiale, però le nostre la controlliamo.